Allora, è che io ho fatto un libro che si chiama Barzellette e uno spettacolo dal titolo Barzellette, quindi mi hanno chiamato qui per raccontare delle barzellette. Però visto che è un programma di politica, tutto quanto fa politica, mi hanno chiesto delle barzellette sui politici, che mediamente non sono belle, sono offensive a volte, spesso invecchiano molto rapidamente, insomma. Ma ce n'è una in particolare che può essere interessante come barzelletta. L'importante è che il politico sia conosciuto e non è importante se è di destra, di sinistra, di centro o quant'altro. Adesso potremmo raccontarla per esempio su Renzi, su Salvini o anche su Di Maio. Io la racconterò su Renzi, però voi potete immaginarla su chiunque altro di conosciuto. Boh, vabbè. Renzi entra in un ristorante, chiama il cameriere e dice: caro, siamo una decina, si trova un tavolo. Se lei non ha prenotato, il tavolo non c'è. Ma io sono Matteo Renzi, gli dice, mi riconosci? Me lo dimostri? Ma non c'ho i documenti, c'era il portaborse. Ma sono Matteo Renzi, mi conoscono tutti. Me lo dimostri, fa il cameriere. Per esempio, qualche anno fa, quando ero giovane, è venuto Pavarotti, il grande cantante Pavarotti. Non c'aveva i documenti, gli ho detto, me lo dimostri, lui ha cantato. Una voce meravigliosa, grande applauso, e gli abbiamo trovato il tavolo. Qualche giorno fa, invece, è venuto Totti, il giocatore di calcio. No, ecco, pure lui senza documenti, gli ho detto, me lo dimostri, ha palleggiato con le pere, con le mele, arance, banane, tazzine, piatti, bicchieri, grande applauso, e gli abbiamo trovato un posto. Lei, se è Matteo Renzi, me lo dimostri. E Matteo Renzi fa... Vabbè, io non so fa un cazzo. Ecco, appunto, un tavolo per Matteo Renzi, grazie. Grazie allo Scanio Celestini, la giornata giusta.